Voci.fm, il sito delle voci. Simona Izzo, ti incontriamo in occasione della presentazione dell'Amore Strappato su Canale 5, però ti incontriamo adesso in questo momento soprattutto come doppiatrice, direttrice di doppiaggio per Voci.fm. Intanto benvenuta. Grazie a tutti. Allora, Simona, intanto che cos'è per te il doppiaggio, oltre ad essere una cosa proprio vitale, di famiglia? Tanto sì, è l'arte di famiglia. Detto questo, Fellini lo definiva l'ultimo Chuck, quindi oggi per me come regista è la possibilità attraverso l'edizione di mettere per esempio cose che mi sono dimenticata di dire quando ho scritto, piuttosto che insomma, quelle che si chiamano le integrazioni al doppiaggio, le integrazioni alla presa diretta del doppiaggio, che a volte rifiniscono un film. Quante cose ho risolto grazie al doppiaggio, a una voce fuori campo aggiunta, a una parola che era stata detta male, insomma, viva il doppiaggio sempre. Che cosa vuol dire essere un buon doppiatore e soprattutto un buon direttore di doppiaggio? Un buon doppiatore è un buon attore, solo che a differenza di un attore deve andare a sync e inserirsi nello spirito e nei fiati di un altro. Io quando ho doppiato attrici le più difficili per me, come Deborah Winger, che poco mi somiglia da un punto di vista, diciamo così, della voce canoro, diciamo sonoro, perché ha una voce molto più pesante della mia. In Voglia di tenerezza sono stata candidata a tutti i premi proprio perché ero riuscita in qualche modo a dare una mia interpretazione senza tradire l'attrice, perché poi è questo che devi fare. E poi come direttore di doppiaggio, un buon direttore di doppiaggio è uno che ti sa dare i toni, cosa che moltissimi registi italiani oggi non sanno che cos'è il tono, mentre invece chi scrive, soprattutto chi scrive, sa esattamente come vorrebbe che fosse detta quella battuta, perché l'intonazione è la virgola, è il punto e virgola, sono i due punti, è il punto esclamativo, insomma il tono è importantissimo. A volte conta anche somigliare un po', avere una sorta di empatia per il personaggio che stai doppiando? Ma conta per i registi, siccome io sono sempre stata una biondastra con gli occhi chiari, mi facevano doppiare Jessica Lange, mi facevano doppiare noi in 9 settimane e mezzo, quella meraviglia che adesso mi sfugge il nome, aiutatemi, di Kim Basinger, e io ho sempre doppiato le bionde, belle, non mi hanno mai messo su una mora, quindi conta per gli altri. Brevemente un consiglio ai nostri amici di Voci.fm, a chi vuole lavorare con la voce, a chi vuole intraprendere una carriera da doppiatore. Di non essere troppo puliti, cioè di non preoccuparsi del fatto che magari c'è una leggera, diciamo così, cadenza, che poi il doppiaggio si fa a Roma, quindi la cadenza romanesca c'è sempre. Tanto che noi riconosciamo quando un doppiaggio viene fatto a Milano o a Torino, perché se... E di non essere ossessionati dalla dizione, perché è vero che bisogna essere... Però a me non me ne frega niente se uno dice devo invece di devo. In realtà dovrebbe dire devo, io devo andare perché viene da Debeo. Come dovrebbe dire temo perché viene da timeo, quindi noi abbiamo radici storiche, però se uno mi dice temo, consuetudo est lex, dicono i latini, di consuetudine si dice io temo, e allora dite temo, non si dice mai io devo andare, faccio fatica per dire, io dico io devo andare. Un saluto agli amici di Voci.fm da Simona Izzo. Allora, intanto la voce è la colonna sonora della vita, il mito delle sirene ha messo l'accento su quella che è la vera, diciamo così, diciamo la vera seduzione. Non sono né gli occhi né la bellezza, ma è la voce. Ci sono delle voci maschili che ingravidano le donne, compresa quella di mio marito, pur non avendo finito, cioè hanno questa, dentro questo testosterone che tu senti la voce di quest'uomo che ti sopraffa. Allora io sono disposta assolutamente a farmi sopraffare dalla voce e da nient'altro. Allora un saluto a voci.fm da Simona Izzo, che è stata una voce, che continua ad esserlo, però è pure una faccetta. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.